Ciao a tutti da Massimo e benvenuti nel Covo delle Meraviglie. Siamo vicino ai 300 iscritti, ragazzi, 300 iscritti. Se non lo hai fatto ancora, iscriviti perché nel Covo delle Meraviglie, come ormai dico da un po' di tempo a questa parte, è un cilindro dove praticamente può uscire qualsiasi cosa. Può uscire l'uomo ragno. Può uscire Satanic, può uscire Zora, può uscire Guerre Stellari, Spazio 1999, Star Trek, insomma, può uscire qualche chicca sia del passato, del presente, ma anche del futuro. Ok? Allora non dimenticarti di iscriverti, soprattutto di attivare la campanellina perché quando c'è un video nuovo avrai una notifica per non perdere niente, assolutamente. Fai quello che vuoi tranquillamente. Però, ok, ci tengo che tu mi possa seguire e collaborare anche con i tuoi commenti. Bene, in questo video voglio parlarvi delle ultime letture che ho fatto, Satanic e Diabolik. Partiamo con Satanic, con questo malloppone della Mondadori. In bianco e nero, dove vengono ristampate le storie disegnate da Magnus. Ricordiamo che Satanic è un personaggio straordinario creato da Max Bunker. Dico sempre Magnus perché Magnus e Max Bunker. Allora, voglio parlarvi del numero 49 della serie originale e del 50 velocemente perché appare il barone Vurdalak, il barone vampiro. Vi faccio vedere la copertina di Corteggi, se non vado errato, e praticamente qui inizia, diciamo, due avventure 49 e 50 collegate tra di loro, dove appunto appare il vampiro. Questo vampiro Vurdalak. Praticamente lo ritroveremo anche in Alan Ford, un po' più ironico, ma lo troveremo anche lì. Bene, disegni fantastici di Magnus. Vi faccio vedere alcune vignette. Abbiamo il classico pipistrello che sarebbe il vampiro. L'obiettivo di Vurdalak è quello di rapire Satanic per farla diventare anche lei una vampiressa. Qui vediamo le solite vignette, le solite, insomma, molto molto interessanti, la nostra Marnie Bannister, cioè Satanic, sempre in intimo. Anche l'occhio vuole la sua parte. Qui vediamo il pipistrello ferito da un coltello. Vediamo che Vurdalak praticamente incomincia a vampirizzare delle persone che sono intorno, che gravitano intorno a Satanic. Eccole. Bellissimi i disegni di Magnus in questo fantastico bianco e nero. Vediamo se vi fa. Ecco, qui c'è altre tavole molto molto belle di Magnus. E vi voglio farvi vedere ovviamente il vampiro Vurdalak. Vi voglio far vedere. Eccolo. Con i due canini pronti a mordere la vittima. E poi arriviamo al numero 50 con questo bellissimo frontespizio, la stirpe dei vampiri con Vurdalak. Guardate che bello questo frontespizio, questa splay page, come si chiama adesso in inglese. Abbiamo la nostra Marnie che diciamo, è imbruttita perché il famoso siero, ma più questa luce ai laser che utilizza in questi numeri, praticamente
praticamente è stata rubata dal vampiro Vurdalak. E Satanic cerca di rimpadronirsene, eccolo, qui lo vediamo, che si fa questo bagno di luce che riporta la brutta Marnie nella bellissima Satanic, la riporta nella sua bellezza. Ecco queste bellissime tavole di Magnus. Il vampiro! Il vampiro Vurdalak, numero assolutamente da non perdere. Qui abbiamo la nostra Marnie che si fa tutti gli uomini. È il fascino di Satane che tutti. Cascano proprio ai suoi piedi. Qui vediamo un sorcerer di Alan Ford, un primo piano del vampiro. Insomma, una storia assolutamente da recuperare, numero 49, numero 50, dove appare appunto il vampiro Vurdalak. Andiamo a Diabolik velocemente. Allora, ho letto diversi numeri in questo weekend. Abbiamo Come le marionette, eccolo qui, dove praticamente Diabolik, qui veramente si capisce quanto Diabolik possa gestire le persone intorno a lui. Cioè, come può essere lui burattinaio, dove tira le fila di tutto. E in questo numero possiamo percepire questa azione dove Diabolik è un burattinaio incredibile, grande, grande personaggio. Poi abbiamo sfida alla polizia, dove praticamente l'ispettore Ginko lascia la polizia e il suo posto viene preso dall'ispettore Evans. Ma Diabolik si diverte con lui. Si diverte a farlo passare male, a fargli fare delle figure di cacca. Vi faccio vedere alcune. Innanzitutto, guardate, bellissimo, sempre Eva e Diabolik, quanto si amano, guardate, sempre con questi baci appassionati. Sì. Qui abbiamo anche un sosia di Henry Kissinger. Ci sta anche quello. Alcune scene di azione, insomma, Diabolik cerca di sbeffeggiare l'ispettore Evans. Ovviamente nel finale sappiamo che Ginko ritorna, ok? Poi abbiamo il numero 292, questo è la Swiss, come avete già visto, Naufragio, ecco la copertina, Naufragio, dove ci sono delle belle scene di azione ambientate su una nave, su un mercantile. Anche questa una cosa un po' particolare, perché normalmente Diabolik svolge le sue azioni criminali a Creedwell e Kneph, invece qui lo troviamo in alto mare con dei disegni molto molto belli di Zaniboni e Facciolo. Insomma, un'avventura veramente bella, 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 bella. Abbiamo anche il nostro Diabolik che diventa naufrago. Eccolo. Viene anche salvato all'ultimo momento. Insomma, un qualcosa di molto, molto carino. Poi il 294 con due colpi, un bersaglio, con Fernanda. Una storia molto particolare. Dove il nostro eroe, il nostro criminale, cerca di prendersi un po' tutta la posta in gioco. Poi il 295, Diabolik indaga. Questa è una storia molto particolare, veramente molto particolare, perché Diabolik prende, diciamo, le vesti di ispettore e incomincia a indagare perché per liberare appunto e scagionare
Eva Kant, che si era trasformata in una vittima, ok? Con la sua, con le diciamo, con le maschere di plastica, aveva preso il posto di una protagonista della storia, che però è stata accusata di omicidio. E Diabolik prende le sembianze di un ispettore e cerca di scagionare, appunto, non Eva, ma ovviamente si sa che è Eva, ma tenta di scagionare questa protagonista che è finita in prigione. Non so se avete capito, però va bene uguale, non vi preoccupate. Però quello che voglio farvi notare è questo, è le astuzie di Diabolik. Quando viene inseguito, lui ha sempre un asso nella manica per seminare Ginko e i poliziotti. Qui addirittura attraversa, cioè, nel senso, c'è questa zattera pronta per l'uso che viene attivata e con la propria auto, ok, viene ancorata questa zattera di legno e fugge nel corso del fiume. Cioè, pensate voi, cioè, gli autori, eccezionale, veramente eccezionale. Poi abbiamo Ginko a noi due, una bellissima storia. Qui troviamo un'altra astuzia di Diabolik, che con questo gancio praticamente blocca la strada con questo tronco. Che cosa fantastica, che cosa fantastica. Altre tavole, disegni di Bozzoli, Coretti e Paludetti. Qui abbiamo, dall'altro, abbiamo una cosa molto interessante in questa storia, perché Ginko, abbiamo un Ginko cattivo, molto molto cattivo, che chiede anche delle tangenti. Ma sarà veramente l'ispettore Ginko o qualcun altro? Diabolik sta indagando anche in questo numero. Bellissima storia. Poi abbiamo esecuzione. Eccola qui. Anche questo non vi sto a spoilerare, ma ci sono delle cose molto interessanti. Mi sto accorgendo che in questi ultimi numeri che sto leggendo, vicino ai 300 della seconda ristampa Swiss, le trame si fanno più complesse, ma anche più nuove, che escono un po' dalle solite routine, no? La banca, i gioielli, la corona, eccetera, eccetera. Qui ci sono proprio delle trame molto, molto fitte, con tanti tanti colpi di scena. Veramente tanti colpi di scena. Un primo piano diabolico di Diabolik. Qui i disegni sono di Zaniboni. E per finire, l'ultima lettura che ho fatto ieri sera, un po' complicata, vi devo dire, numero 299, Misterioso Killer. Qui c'è proprio della droga, un ispettore che si è infiltrato, Diabolik che deve capire chi è il colpevole di alcuni omicidi. Insomma, ci rendiamo conto anche dove c'è anche una sinergia, proprio in maniera inconscia, una sinergia tra Ginko e Diabolik. Una sinergia che da quello che so, da quello che ho letto, è arrivata fino ai giorni, nostri. Bene, volevo condividere un po' così, ma una chiacchierata, perché ripeto, io non sono un recensore, poi tante cose non mi ricordo perché poi leggo, però sai, leggendo tante storie, tanti personaggi, Tex Diabolik, l'Uomo Ragno, Fantastici 4, Satanic, Iacula, Zora, Sukiya, insomma, praticamente tante volte faccio anche confusione da un albo a un altro. Perdonatemi, però volevo condividere con voi, diciamo, questo perché vi può stuzzicare la curiosità e, se non lo avete letti, di andare a recuperarli. Ok? Che vi consiglio Satanic e Diabolik assolutamente. Vi aspetto al prossimo video. Se non lo avete fatto, ripeto, iscrivetevi e mettete mi piace a questo video e alla prossima, perché nel covo delle meraviglie, chissà cosa potrà uscire per il prossimo video.
cose molto interessanti sicuramente per voi. Ciao a tutti da Massimo, ciao ciao!